Ciao, oggi vi presentiamo un articolo meraviglioso. È l'articolo del fornitore Colle 21. In particolare oggi parliamo della Ciano 21, che è il loro articolo di punta. Questa colla è incredibile, serve a tantissimi tipi di modellismo. Essendo un ciano acridato, può essere utilizzato per incollare la balsa, per incollare il legno, quindi per chi fa aeromodellismo, per chi fa modellismo navale. Però può essere utilizzata anche per le fotoincisioni o anche per tanti piccoli lavoretti che si possono effettuare in casa. Che cosa ha di speciale questa colla e perché la consigliamo? Una colla che ormai è diventata a livello europeo importantissima, perché ci sono tre o quattro cosettine da raccontare. La prima, le colle concorrenti di cui non facciamo nome, molto spesso tu metti una goccia e tutto il contenuto secca, quindi si buttano. Spesso sono colle abbastanza care, però sono usa e getta perché seccano subito. Qui invece è stato creato un tappo che consente all'aria di non rientrare e quindi questa colla ha una durata molto molto maggiore delle colle concorrenti, quindi si può utilizzare tantissime volte. Naturalmente poi va chiuso il tappo, però è molto difficile che il tappo venga intasato e secchi completamente la colla. L'altro aspetto importante è che è una colla a media densità, il che vuol dire che la si può anche utilizzare mettendo su un oggetto, un pezzo di cartone, un piattino, un pezzo di metallo, di vetro, e con una spatolina si può utilizzare sui propri modelli, sui propri pezzi. Non è necessario per forza utilizzare il beccuccio, dove magari può uscire una goccia di colla un po' più importante di quello che serve. E si può fare questo perché la colla non attacca in 3 secondi. Non è che voi appoggiate il mezzo, tac. Invece avete la possibilità di lavorare questa colla e la durata di asciugatura è di 30, 40, 50 secondi. Quindi si può lavorare bene per mettere i propri due pezzi che vanno incollati bene, allineati, e poi la colla asciuga. Naturalmente, per chi vuole velocizzare la manovra, si può utilizzare anche un attivatore spray. Quindi con l'attivatore spray un secondo, tac. E l'ultima cosa, non da poco, è che è una colla molto forte, quindi una colla importante anche dal punto di vista, attacca veramente bene. Si può utilizzare anche per i figurini in metallo, a noi è capitato di utilizzare altre colle concorrenti, dopo 2 secondi il metallo si stacca, con questa invece consigliatissima no. Oggi però vi facciamo una sorpresa, vi presentiamo il fondatore Danilo Casu, che è il fondatore di Colle 21 e l'abbiamo intervistato per voi. Adesso vi lascio all'intervista. Siamo Danilo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Danilo Casu di Colle 21. Per chi non ci conosce, noi siamo produttori e distributori della nostra marca Colle 21. Siamo anche distributori ufficiali AMMO e Titans OB. Abbiamo una vasta gamma di più di 50 prodotti, dove abbiamo dalla colla più liquida fino ad arrivare alla colla più classica. Quindi passando dalla slow alla nera, alla flex ideale per i vetrini trasparenti e fotoincisioni, la densa, la mia preferita, che ha una testura tra la liquida e la gel, e l'ultima nata la gel. Stiamo vendendo anche molto bene le colle spray per bricolage e per tutti i tipi di diorama. Abbiamo tutta una gamma di colla per fotoincisioni e vetrini, debonder, attivatore liquido, attivatore spray, colla bicomponente, primer da accollante per tutti i tipi di materiali duri da incollare. Abbiamo Queste che mi incuriosiscono invece. questa qua, è la colla bianca vinilica con il suo dosatore formato 125 ml, ma l'abbiamo anche formato 250. Abbiamo poi tutta la gamma di Semon per incollare i modellini in plastica, quindi salviamo. Potete trovare anche tutta la nostra gamma di prodotti da Modellismo Sant'Alessandro e a Bergamo, quindi seguitelo sulla sua scena perché è un bravo ragazzo, testimoniamo la sua serietà e la sua voglia di fare, quindi vi
diamo vita al modellismo, soprattutto avviciniamo i bambini e i ragazzi al mondo del modellismo, ok? E senza di loro non ci sarà futuro, ok? Vi ringraziamo e come noi grazie diciamo sempre, restiamo incollati con Colle 21. Alla prossima e seguiteci sul canale YouTube. Ciao! Allora, spero che l'intervista vi sia piaciuta. Un saluto a Danilo Casu. Iscrivetevi al nostro canale cliccando la campanella e venite a trovarci al Modellismo Sant'Alessandro in via Garibaldi 4 a Bergamo. Ricordatevi che abbiamo un bellissimo shop online, shop-modelsantalessandro.com. Alla prossima!